Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 62. Non riesco a dormire. Quello che ho visto ieri mi ha traumatizzato. Devo parlarne con Est. Est, sei sveglia? Sì, non riesco a dormire. Ti va di venire in cucina a bere un caffè? Matteo, sono le 3 di notte. Ti prego. Ho bisogno di parlare. Scendemmo dal letto e andammo in cucina. Mentre Est preparava il caffè, io cercavo di trovare le parole esatte per dirgli quello che era successo. Teo, ci sei? Ecco, Est, devo dirti una cosa che ho scoperto. Dai, dimmi tutto. Allora, hai presente ieri quando sono uscito? Sì. Ecco, sono andato nella mia vecchia casa a prendere le cassette. Ma mentre sono salito nella soffitta ho visto una scena spaventosa. C'erano quattro bambini, compresa Giulia, che stavano guardando quelle cassette. Ad un certo punto mi fissarono. Io allora chiesi a Giulia che ci facessero lì e chi erano gli altri. In poche parole mi hanno detto che sono qui per Sara e io ovviamente mi sono messo sulla difensiva. Poi si sono scagliati contro di me facendomi perdere i sensi. Quando mi risvegliai ero in una stanza tutta buia. E ad un certo punto venne un uomo alto, tutto vestito di nero, e mi disse che dovevo sapere molte cose. Poi mi indicò una parete del muro e vidi una scena. Marito e moglie che fanno l'albero di Natale. E all'improvviso arrivò un bambino. Papi, posso mettere io la stella in cima? Certo, Teo. Il padre prese il figlio in braccio e gli fece mettere la stella in cima all'albero. Papi, ma volevo metterla io la stella. Mattia, fila subito in camera tua. Ad un certo punto, vedendo che il bambino non se ne voleva andare dalla camera, marito e moglie si bisbigliarono qualcosa all'orecchio e all'improvviso la donna diede una pasticca e la fece ingoiare per forza a questo Teo. Nel frattempo il padre si prese l'altro figlio e iniziò a picchiarlo pesantemente. Oddio, quindi quest'uomo è tuo fratello? Penso di sì, ma chi è quest'uomo? Magari è il capo. Non abbiamo abbastanza prove che ci dicono che il capo è mio fratello. Era un uomo del tutto normale, almeno così penso. Mi ha parlato con una calma che neanche riesco a descrivere. Il capo poi si manifesta solo attraverso Sara. Non saprei. Nel frattempo beviamo il caffè prima che si fredda. Iniziamo a sorseggiare il caffè. Ma se provi a parlare con Giulia, dici che ti dirà qualcosa. Ma ti pare? Non mi ha mai voluto dire nulla. Teo, cerca di dormire. Sei molto stanco, ti si legge in faccia. Va bene. Tornammo in stanza e ci addormentammo abbracciati.